Buongiorno ragazzi, ieri abbiamo fatto la premessa che non abbiamo fatto la premessa che oggi vi portavo al ristorante Gérard Depardieu e quindi abbiamo prenotato ed oggi andremo al ristorante di Gérard Depardieu. Quindi andremo a vedere come si mangia ed è importante per chi viene qua che magari si vuole far passare l'ospizio, perché è un ristorante che comunque è abbastanza caro e si mangia. Ti mangia bene, credo che ti mangia bene perché Gérard Depardieu è il suo cuore italiano, come dice in la pubblicità. Quindi credo che funzioni bene anche dal fatto che ci sono tutti gli artisti, logicamente in particolar modo quelli francesi, e quindi andiamo oggi veramente proprio al ristorante di Depardieu. Ieri siamo andati al ristorante a fianco che non era da meno, veramente molto bello, lussuoso, ultramoderno e veramente buono tutto, nonostante che abbiamo pagato per due persone, per quello che avete visto, 182 euro, quindi una cifra, cioè, però abbiamo mangiato benissimo. Immagino che ad Gérard Depardieu tutto e giù sarà di più, perché oggi ne siamo tre. Quindi andiamo quindi oggi al ristorante di Gérard Depardieu. Questo è il video per ricette del callo. Ciao a tutti, mi stanno guardando. Ma dire, ma questa è la fotografia quando se la scatta? Ancora da capire, sto parlando. Che ignorante. Più tardi, alza qua. Ciao ciao. Siamo arrivati al ristorante del Depardieu. Ristorante, ma che figata. Bello, comunque è bellissimo. Allora mettiamo con questa fettina di calamari. Va, che cos'è? Le cavo, come? Vabbè, beh, è fatta insalata, no? Non la potete pigliare in tre, la mamma. Quindi viene qui sono da dirti, è come una ruppa di pan, un po' di pan. Ah no ragazzi, è arrivato l'agnello. Allora no, non ti piace la bucata. Allora, il pane e ma prego a farle a Gérard. Dopo mi devo lamentare con Gérard Depardieu. Abbiamo fatto sempre 200, vero? Cambiamo? 200 euro? Allora, 200 euro ci siamo scommessi che se era agnello o porco di latte. Allora, tu dici posso lei, io dico agnello. E quindi vediamo il risultato con il cameriere. Guarda che sto registrando tutto in diretta. Se tu avevi l'argento, puoi tirare 2 milioni d'euro. Sorry. Allora, je voudrais savoir, qu'est-ce que nous avons mangé? L'agneau? 200 euros. Mais qu'on est l'agneau, monsieur? J'ai entendu porcelet. Ah non, agneau. 200 euros. J'ai calé la veille pour un porcelet. T'es tout en direct, t'es 200 euros. Tu m'as dit porcelet. Non, mais moi j'ai dit agneau de lait. Mais c'est bien sûr. E allora mi devi dare 200 euro. Sei avec le témoin? Ma c'è toi qui hai dit porcelet, c'è pas moi? No, c'è agnodelé. Quello c'ha tre carte. Moi j'ai dit agnodelé, toi tu as dit porcelet. Ah no, no. 200 euro. Je vais faire comme toi. Je vais mentir, mais pas à la télé, tellement. Est-ce que je suis content qu'elle ait été prise?
sto fresco, eh? Allora, adesso devo parlare a Gerardo. Allora, dico io. Sono venuto nel ristorante per mangiare. Allora, ma ci diamo un amico di lui. Ci ma ci vuole andare al ristorante Gerardo per dire. Pourquoi je voudrais manger. D'accord. Je me trouve ici pour faire le régime alimentaire. Alors, la cuisine c'est magnifique. La qualité des produits c'est magnifique. Le service, vraiment, c'est magnifique. Mais la quantité, prendre un peu de calamar en plus, un peu d'agneau en plus, deux pommes de terre en plus. E che noi dobbiamo fare? Tu lo molli il regime alimentare perché tu... Comunque buona, complimenti Gerard Depardieu, eh? Però quando vuoi essere fatto uno spaghettino oppure due paccheri alla melanzana, non ti preoccupare, puoi venire anche a casa mia. E dunque speravo di incontrarti e invece mi ti appare parte. Ah bene, adesso ci mangeremo il dolce, quindi poi criticheremo anche il dolce. A tutte le omocere. Mi piace però il deco. Veramente straordinario. Però dobbiamo ancora criticare il dolce, Gerard. Adesso criticheremo anche il dolce. E poi... Bellissimo. Il momento di criticare il dolce che vedo. Allora, questa qua è una mille foglie di pera e non so ancora. Là è un cheesecake. Comunque, questo che cos'è qua? Dove? Pistacchio. Buono. Dai, no, è proprio buono. Allora è a più tardi con il caffettino. Però ragazzi, dobbiamo dire la verità, è buono. Anche il cheesecake, che a me non piace come dolce, no, un po' così. No, è buono, è buono. Mo eccezionale. Basta mangiare tu. Buono, e poi com'era buona la cosa della mille foglie. Mi piace sta frolla su. Vuoi dire qualcosa, Gerard? Vuoi dire qualcosa, Gerard Depardieu? A Gerard Depardieu? Vuoi dire qualcosa sul ristorante, su come hai mangiato? Vuol dire che è veramente buono. E per il prezzo? Non so. Ho vinto 200 euro. No, io ho vinto 200 euro. Guarda che sta tutto registrato, eh. Lui me è un... non sono proprio sede. Ah, sul caffettino no, non devi sbagliare, Gerard. Caffè no. I dolcini. Ok. Allora il prezzo non lo dico. L'addizione. Ah, devo prendere l'addizione. Devo prendere l'addizione. Merci. Il prezzo vogliamo dire. Qua? Il prezzo. 300. Ah, vogliamo scommetterci altri 200. Dimmi quanto c'è. Quanto è il prezzo? Quanto? Te lo dico in privato. No, dimmi.